Hai sentito questo rumore? Era da un po' che non si faceva sentire. Dina, questo video è bellissimo, Matti, guardalo con gli occhi socchiusi. No, spegni la... Guardalo con gli occhi socchiusi. Spegni la televisione, hai sentito? No. Era il rumore del portale. Il portale? Sì, ho sentito il portale, ma il nostro portale in casa nostra non si attiva da più di un mese ormai. Sembrava fosse tutto a posto. Forse hai sentito male. No, mi sembra proprio di no. Ed ecco chi è arrivato dal nostro portale. Io sto vedendo un video importante, quindi Grinch, per favore, torna nel portale. Perché è venuto con il portale? Beh, chiediamoglielo. Ciao Grinch, cosa vuoi da noi? Ma ciao ragazzi, come va? Spero tutto bene, perché oggi ho una proposta incredibile da farvi. Ho deciso, dato che non lo faccio da tanto tempo, di registrare un film, il nuovo film del Grinch. E indovinate un po', per rendere il mio film ancora più interessante, ho deciso che parteciperete anche voi. Sarà il film di Natale più bello dell'anno. Ma è serio? Penso di sì. Ehi falsacchiotti, volevamo dirvi che il 19 dicembre ci sarà l'ultimo evento speciale dell'anno di Ninna e Matti per farvi un bellissimo regalo di Natale. Alle 16.30 ci vediamo all'outlet di Valmontone per filmare Ninna e Matti il portale magico. Vi aspettiamo! Potremmo continuare a guardare il video e non rispondergli. Assolutamente no! Questa è una bellissima idea, Grinch! Io pensavo che tu fossi un cattivo, ma in realtà sei un genio! Facciamolo! Ok. Allora, questi sono i ruoli. Matti sarà il cameraman. Cosa? Il cameraman? Ma io volevo fare il protagonista. Scusami, io merito di essere il protagonista. Sono anche il protagonista di Ninna e Matti. Sono un genio, sono un attore, meglio di me. Cosa saresti, scusa? Il protagonista di cosa? Sono io la protagonista di Ninna e Matti. Infatti, tutti i falsacchiotti vogliono più bene a me e non a te, vero falsacchiotti? E invece Ninna sarà la ragazza protagonista del film del Grinch. Sì, io sono la protagonista e tu il cameraman. Tu devi riprendere mentre io reciterò. Tranquillo Matti, ti manderò gli autografi quando diventerò famosa. Vado a prepararmi. Mi raccomando falsacchiotti, lasciate un mi piace per il nostro primo film col Grinch, credo. Ok, ora basta perdere tempo. Alzatevi da quel divano e iniziamo. Nessuno crede in me nelle mie doti d'attore. Ma sapete che vi dico? Non fa niente. A me piace fare anche il regista. Sarò un regista del film più bello dell'anno. Però, per essere un regista, ho bisogno di un po' di cose. La prima è ovviamente questa qui. Il cappellino da regista. Un po' vecchio. Sì, sono un regista con tanta esperienza. La seconda ovviamente è il megafono. Aglione! Oh, ho sempre sognato di farlo, ma non tanto quanto... Si gira! Woohoo! Oh sì, sarà un'esperienza incredibile! Ok, sono pronto! Speriamo che questo film sia un grande successo, così io, Ninna e il Grinch diventeremo gli attori più famosi come delle star di Hollywood! Ah no, giusto, io no, perché non sarò un attore del film. Io so per certo che per essere un'attrice bisogna essere belli. E io ovviamente sono già bella, però mi devo mettere gli orecchini. Ecco qua, uno messo. E anche il secondo. Perfetto. Poi devo indossare tutti i miei bellissimi anelli, perché sennò non posso essere perfetta. E le mie mani non si possono inquadrare senza anelli, ovviamente. E infine mi devo truccare perfettamente. Ecco qua questo... non so cosa sia, però so che si mette in faccia. Facciamo così. Oh, forse è troppo. Ecco qua, un po' così e un po' così. E direi che sono pronta. L'ultimo tocco, che so che non si sentirà attraverso il film, però credetemi, fa la differenza. Ok ragazzi, siamo pronti per la prima ripresa del film. Voi aspettatemi lì che faccio qualche test per avere la ripresa migliore del mondo. Allora, noi ci metteremo qui per fare la prima parte del film. Solo che... non capisco, è tutto buio. Intanto che aspettiamo che Matti si
prepari. Su cosa sarà il film? Sono curiosa. Beh, il film è una vincente storia sul Natale. Ma quindi, tipo, il Natale bello o il Natale come lo vedi tu, cioè rovinarlo? Un Natale bello o un Natale rovinato? È ovvio, Nina, ma che domande fai? Lo sapevo, sei sempre il solito. E io cosa farò, insomma, la protagonista, Babba Natale? Tu questa volta sarai la protagonista al posto mio che rovinerà il Natale a tutti i bambini. Come rovinerà il Natale ai bambini? Sì, ma non ti preoccupare, perché grazie a questo film diventerai famosissima, quindi ne varrà la pena. Ok, e intanto vado da Matti che vedo che non è capace di usare la fotocamera. Sarà il film migliore di sempre. Qualcuno mi può accendere delle luci? Non vedo niente qui. Luci, per favore. Ok, ok, così sono perfette, grazie mille, lasciatele così. Matti, che c'è? Non avevi tolto questo, e se non togli questo non puoi vedere da lì. Dillo al Grinch, non voglio essere licenziato il primo giorno di lavoro. Devi riprendere i miei piani migliori, mi raccomando. In che senso piano? Pianoforte? Oh, che emozione, finalmente ci siamo. Ok, signore e signori, è il momento. Scena del film numero 1. Azione! Ok, in realtà sono sempre io quello che deve riprendere. Vado, potete iniziare! Ok, Samantha, sei pronta a rovinare il Natale con il Grinch? Sì, Grinch! È perfetta! Sono pronta, allora! Iniziamo a togliere queste palline dall'albero! Oh no, sei cattivissima, Samantha! Ma dovremmo rovinare il Natale a tutto il mondo! Allora, tieni questo, Grinch. Babbo Natale quest'anno non verrà a dare regali ai bambini. Sarà un film incredibile. Magari te faccio così, viene anche meglio. Ok, ce l'abbiamo. Ok, stop, 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 stop. Che succede? Non so perché, ma ho l'impressione che le riprese del nostro cameraman fanno un po' schifo. Ehi, ma come ti permetti? Non è vero. E poi, questa casa è brutta. Ho bisogno di una casa migliore per questo film importantissimo. A me sembra bella questa casa. Assolutamente no. Cambieremo set. Andiamo a casa mia. Comunque, volevo dire che Samantha non è un nome che mi si addice. Secondo me mi sa meglio Giulia. Quindi ora dovremmo rifare la stessa scena di prima? Certo, la ripeteremo anche mille volte se necessario. Siete pronti? Ok, iniziamo. Samantha, finalmente ci siamo. Il momento di rovinare il Natale è arrivato. Ecco, Babbo Natale quest'anno non verrà più dai bambini cattivi. Iniziamo rovinando l'albero. Sì, esatto, bravissima Samantha. Devi rovinare tutti gli alberi del mondo, ok? Perfetta! Oh sì, questa è proprio buona. Ehi, Ninna, guarda che ripresa ti ho fatto. Questa ti sembra una bella ripresa? Beh, sì, da cameraman di Hollywood, ovviamente. Ti sembra una bella ripresa quella dove mi si vede il brufolo proprio qui? Beh, mi dispiace. Tu non sei proprio capace a riprendere. Vabbè, dai, te la rifaccio. Il mio piano migliore significa che devi riprendere questo lato della mia faccia mentre io sto in questa posizione. Ok, ci provo. Sarà meglio. Così va bene? Perfetta, possiamo iniziare. Questo è il mio lato migliore, ricordatelo. Ok, allora adesso io ti faccio una ripresa e tu mi dici se va bene, ok? Ok. Possiamo iniziare, questa è perfetta. Samantha, passami un regalo, passami un regalo. Sì, mio capo Grinch. Aspetta, ok, perfetto, tienilo lì. E tre, e due, e uno, e pa, pa, pa. Perfetto, questa è buona. Questo è quello che si meritano i regali. Bel lavoro, Samantha. Volevo dire, Ninna, sei stata bravissima. Non capisco se mi prendi in giro oppure no. Comunque sì, spero che i miei soldi saranno pronti entro una settimana. Sai, recitare in un film è faticoso. Però, tranquillo, ti do anche 2 settimane se vuoi. Ninna, mi sono dimenticato di dirti che i soldi li riceverai solo quando il film uscirà. Ok, Grinch, ora che abbiamo finito il film, beh, dici un po', quando uscirà? Sì, sono curioso. E il mio nome sarà scritto nella copertina? Credo di no, Matti. Come? Non sei stato molto bravo. Ragazzi, ci vorrà un po' di lavorazione. Quindi il film uscirà tra 5 anni.
Cosa? Tra 5 anni? Ma 5 anni sono tantissimi. Di solito un film esce dopo un anno, massimo 2. Esatto. E poi, scusa un secondo, tra 5 anni noi ti avremo già sconfitto, quindi non esisterai più, Grinch. Matti, non trattarlo male. Ok, scusa. Vabbè, allora tra 5 anni andremo al cinema. Eh già, intanto falsacchiotti, cliccate sui video che sono comparsi in questo momento sullo schermo e godetevi quel video in attesa del film. Ciao.